Noi vi abbiamo chiamato oggi per porre una questione molto importante, un problema di natura sia politica che formale, e le cose si legano strettamente l'una con l'altra. Avete tutti assistito a questa maratona sulla sanità, dove abbiamo visto di tutto e di più: stravolgimenti del regolamento consiliare, distorsioni interpretative a favore dell'unica forza di maggioranza presente in Consiglio, ma non presente nel territorio toscano, perché ricordiamo che la maggioranza dei toscani non sono andati a votare, purtroppo. E abbiamo visto di tutto e di più, abbiamo visto stralci della legge con un unico intento è quello di non affrontare il referendum. Questa cosa, questo atto irresponsabile, ha delle ricadute gravissime sui principi fondanti del nostro regolamento statutario, del Consiglio regionale, sul fatto che questo stralcio irresponsabile, voluto da tre persone, da Leonardo Maras, capogruppo PD, Enrico Rossi, in particolare dall'assessore Saccardi, fatto per non affrontare il referendum, ha delle ricadute talmente gravi che oggi siamo a denunciare la, provocatoriamente chiamiamo, la ruota della politica, della ruota della fortuna della Regione Toscana, perché oggi non si sa se il quiz è se le ASL sono 3, 12 o 15, perché o nessuna, attenzione, c'è quattro possibilità. Possibilità, e ci chiediamo, questi nuovi direttori generali sono direttori generali di che cosa? Chi è che pagherà lo stipendio a questi direttori generali? Perché grazie al nostro staff, grazie agli attivisti, grazie al nostro Andrea Quartini, esemplare e valoroso combattente della maratona della sanità, grazie al tuo Movimento 5 Stelle, abbiamo rilevato che ci sono alcuni aspetti tecnici, ora passo la parola, li anticipo semplicemente, semplificandoli al massimo, poi passo la parola a Andrea, che è molto più preparato di me su questo tema. Abrogando l'articolo, la legge 28, con questo stralcio non abbiamo più nessun riferimento su quali sono le ASD sulle quali, diciamo, organizzare l'attività della sanità in Toscana. Oggi non sappiamo quali sono le ASD in Toscana. Ci sono, perché ora passo la parola a Andrea. Questa volontà politica di non affrontare il referendum è andata oltretutto, è stato fatto un atto irresponsabile, dimostra anche un'incapacità di governare la regione e un'irrazionalità totale, perché presi dall'obiettivo unico di non affrontare il referendum sono stati aboliti degli articoli, e poi abbiamo un altro scoop che stiamo tenendo un caldo, ma vi anticipo già che a breve ci sarà un'altra cosa grave, grossa, che abbiamo scoperto, che mina per intero tutta la nuova riforma sanitaria. Ma in particolare, perché oggi c'è questa incertezza? Se Andrea puoi chiarire nel merito degli articolati proprio. Il problema di fondo è che c'è una carenza nella legge molto significativa, perché è legata al fatto che non si identifica all'interno della legge l'ambito territoriale su cui si fonda la possibilità di governo della sanità in Toscana. Cioè, manca completamente un riferimento a come vengono definite le ASL. Non sappiamo più come vengono definite le ASL. Le aziende sanitarie locali praticamente sono scomparse in termini di contesto e di ambito territoriale. Non esistono più. Ci sono solo dei richiami generici ad aree vaste, dei richiami generici a ambiti territoriali. L'unico ambito che all'interno della legge viene definito in maniera specifica e che va conservato è quello dell'Isola d'Elba. Tutto il resto è generico. Quindi i direttori generali sono dei direttori generici, sono dei direttori di ambiti generici che non si sa dove cominciano e dove finiscono. Cioè, noi non, in questo momento sono stati riconfermati i vecchi commissari di area vasta della 28, e gli è stato cambiato nome e gli è stato dato il nome di direttori generali d'area vasta, ma la 28 non c'è più. Perché è stata abrogata da questa legge. Quindi in questo momento i direttori generali sono direttori generali d'area vasta, ma non si sa
dove comincia e dove finisce l'area vasta centro, non si sa dove inizia e dove finisce l'area vasta nord-ovest, non si sa dove inizia e dove finisce l'area vasta sud-est. Quindi in questo momento, praticamente non si sa niente su il vero ruolo e la pertinenza degli atti che avranno emessi dai direttori generali che sono in funzione in questo momento. Non si sa neanche da quale capitolo vengono pagati, perché in teoria non si possono attribuire capitoli di spesa perché non si sa i centri di costo. Quali sono i centri di costo? Rispetto a che cosa? Poi c'è anche la storia di quel famoso allegato. Certo. Non ho capito. Perché non possiamo definirli? Perché manca un allegato che definisce gli ambiti territoriali. L'unico allegato a cui si fa riferimento in questa legge, per questo giustamente te dicevo, non si sa quante sono le ASL, sono 12, sono 15, sono nessuna, perché l'unico allegato a cui si fa riferimento è un allegato che è legato alla legge 40, non alla legge 84. E nella 40 l'allegato definiva come ambiti territoriali 12 ASL. Quindi in quel caso lì erano 12. Se poi si fa riferimento alle aree vaste che ci sono qui, ma che sono generiche e non sono definite in termini chiari e netti da un punto di vista geografico, diventano 12 più 3, cioè 15, poi ci sono le aziende ospedaliere che restano e quindi diventano 18 in questo momento le aziende sanitarie della Toscana nel loro insieme, se si fa riferimento a queste. Se viceversa si fa riferimento al fatto che al comma 2 dell'articolo 83, di della legge 84, scusate sto rigiro di parole, ma al comma 2 della legge dell'articolo 83 vengono abrogate le 12 ASL. Quindi cosa succede in questo caso? L'interpretazione è che non ci sono ASL. E come si governa la sanità se non si definiscono territori di governo? Non c'è verso di governarla. Questo è l'elemento, che ci dice che i nostri governanti con lo stralcio si sono comportati da stralcioni. Cioè, hanno agito in maniera irresponsabile, senza una vera e propria competenza. Ma è la Toscana, in termini politici, può permettersi un governo irresponsabile oggi? La Toscana secondo me se lo sta permettendo da parecchio tempo un governo irresponsabile, però oggi dimostra ancora una volta quello che noi abbiamo sostenuto in campagna elettorale, che l'obiettivo dei governanti è semplicemente di autoreferenziarsi e non di lavorare nell'interesse dei cittadini, perché questa legge dice chiaramente che i nostri governanti non volevano confrontarsi con i cittadini, perché si poteva tranquillamente lasciare in essere la 28, che noi contestavamo, ci mancherebbe altro, quindi con la 28 in essere si continuava a governare, gli ambiti territoriali c'erano, non c'erano elementi di giudizio di illegittimità, cosa che invece sta venendo fuori ora, e si poteva andare tranquillamente al referendum. Se poi il referendum lo vinceva il PD, lo manteneva la 28, e noi accettavamo la volontà popolare, noi siamo il popolo della democrazia diretta, quindi non si poneva nemmeno il problema di fare marcia indietro rispetto alle nostre idee. Poi si sarebbe fatto i cavillosi su come va gestita la sanità, che è una cosa seria, quindi bisogna essere cavillosi sulla sanità. Però avremmo fatto marcia indietro, saremmo stati i primi, se la volontà popolare fosse stata di mantenere la 28. Quindi questo è l'ennesimo esempio che con arroganza, perché si sono comportati da estremamente arroganti durante le sedute di consiglio, presuntuosi e irresponsabili, hanno creato un vuoto normativo, ad oggi è il 12, per ora sono 12 giorni che la Toscana sta vivendo nel vuoto normativo rispetto alla sanità. Che cosa succederà a questo punto? Dovremo chiederlo alla ruota della fortuna, perché si sta navigando a vista qua. Cosa succederà? Il 19 mi sembra di aver capito, ci sarà il Consiglio regionale, in quella sede credo che verranno fatte delle proposte per riempire questo vuoto. Noi continueremo la nostra lotta,
spero, per, io l'ho detto prima agli altri che erano, gli altri giornalisti che erano presenti, io spero che per il 19 si sia riunito il Collegio di Garanzia e abbia deliberato. Perché se il Collegio di Garanzia ha deliberato nella direzione che io spero, che il referendum si può fare anche con la 84, perché si modifica semplicemente la parte formale del quesito referendario, perché ricordo il referendum era per abrogare la 28 che istituiva 3 macro ASL, 3 direttori di programmazione e identificava gli esuberi all'interno della regione toscana. Almeno queste due parti sono conservate praticamente nella legge 84, quindi secondo noi queste due parti possono essere riproposte come quesito referendario. Se il Collegio di Garanzia adotta in maniera coerente il proprio ruolo e quindi ci dà ragione rispetto al quesito referendario, rimedieremo a quelle che Marras ha definito carenze di coordinamento tecnico della legge e non faremo grosse azioni. Se il Collegio di Garanzia continua a essere, come si dice, lo zerbino della maggioranza, perlomeno finora questo rischio l'abbiamo evidenziato, basti pensare che noi abbiamo sottoposto al Collegio di Garanzia un quesito importante su un modo, come dire, parziale di interpretazione del regolamento statutario. Il Collegio di Garanzia ha dichiarato che la nostra richiesta di valutazione di questo era inammissibile. Questo vuol dire che il Collegio di Garanzia ha fatto una interpretazione parziale dal nostro punto di vista dell'operato del Consiglio. Quindi se il Collegio di Garanzia continua a fare lo zerbino della maggioranza, sinceramente forse noi dobbiamo adottare tutti gli strumenti che la democrazia ci consente per bloccare un atteggiamento antidemocratico della maggioranza. E ad oggi infatti noi al referendum ci vogliamo arrivare, questo deve essere chiaro alla maggioranza. Il referendum noi lo riteniamo un elemento di sacralità democratica, quindi è sacro il referendum, quindi non cediamo su. Se il referendum si può fare assolutamente, si fa tutti gli accorgimenti di coordinamento tecnico che servono per la legge, gli si propongono noi, già in passato alcune cose le abbiamo fatte e ci sono state anche riconosciute dalla maggioranza stessa, ma se il referendum non ce lo fanno fare, la democrazia va avanti a tutto. Però noi diciamo, e anche dei costi che possono essere pesanti. Denunciamo anche il fatto che ad oggi non abbiamo più nessuna fiducia di quei luoghi di garanzia previsti ad oggi nella regione, perché il Presidente del Consiglio regionale si è dimostrato non garante del regolamento stesso. Abbiamo delle forti perplessità sull'ufficio di garanzia e ad oggi l'unico strumento di garanzia nostro sono i cittadini, che attraverso la loro partecipazione alla cosa pubblica, attraverso il fatto sul collo ai propri rappresentanti, con la loro presenza denunciano le, come possiamo dire, irresponsabilità. Più volte lo hanno fatto, lo hanno fatto anche con lo stesso Presidente Gianni, perché il Presidente Gianni si è fatto garante formalmente più volte e una volta anche con il Consiglio regionale, dove con una mozione approvata all'unanimità avevamo stabilito che entro il 15 di dicembre, quindi un mese fa, si sarebbe arrivati alla formulazione di un giudizio da parte del Collegio di Garanzia sulla legittimità del referendum. Avevamo approvato in quella mozione che Gianni si impegnava a fornire gli uffici del personale necessario per la valutazione delle firme e ha disatteso questo impegno che si era preso Gianni in prima persona e il Consiglio regionale. Allora, se ci si prende un impegno si porta fino a fondo, se non succede questo vuol dire che siamo inaffidabili. Quindi da questo punto di vista, diciamo, io mantengo, come io, Movimento 5 Stelle, mantengo l'impegno anche di riservarmi la sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio.
che è un altro che abbiamo. No, scusa, ci sono domande, se volevano fare delle domande per gli studenti o non dal pubblico ci chiede. Prego. Beh. Tenetevi pro... scusami, questa sulla sfiducia che sarà il Presidente del Consiglio? Faremo due atti diversi sicuramente, chiederemo a tutte le opposizioni se saranno d'accordo su queste iniziative. Per noi, come dire, ormai l'ora è scaduta, diciamo, abbiamo avuto abbastanza fatti che dimostrano l'inadeguatezza di quei due ruoli, assolutamente, quindi appena saremo pronti, dopo che faremo un confronto anche con tutte le opposizioni, comunque andremo avanti con due atti diversi per chiedere le dimissioni del Presidente Gianni e le dimissioni dell'assessore Saccardi. Tenetevi pronti perché abbiamo un'altra notizia scoop molto potente. Stiamo verificando l'ultima. O ce la dici o non fai il guapo. Il guapo? No, mi hanno detto, devi dire così. Io non so se ci parla. Qualche giorno, qualche ora giorno. Non c'è donne qui, ma se io ti fossi donne, ti faccio vedere una cosa, poi me la posso negare. No, e allora è un guapo. Qualche giorno, no, dai. Diciamo. È un diritto legale. C'è un altro. Voi tenete presente, poi naturalmente si finisce su questo. Ma tenete presente che c'è una coerenza sugli atti di irresponsabilità della Giunta. C'è una coerenza di fondo. Due questioni, vi dico due questioni e basta. La prima è: il MES Lab del Sant'Anna ha dato le pagelle a direttori generali delle aziende sanitarie della Toscana. Quelli che hanno preso i punteggi più bassi sono stati nominati direttori d'area vasta. Il Marchese Morello ha preso il voto più basso di tutti i direttori generali della Toscana e da commissario è stato premiato e l'hanno fatto direttore generale d'area vasta. Questo è un dato di fatto. Un sistema che è responsabile e che dice di lavorare su competenza e meritocrazia non avrebbe fatto un'operazione del genere. Oltre a tutto ci ha fatto fare anche una figuraccia a livello nazionale alla gabbia sulla vicenda del resort e del gioco. Questo è un dato di fatto. L'agenzia demoscopica, altro elemento importante, l'agenzia demoscopica ha dato le pagelle alle regioni, ha dato i risultati delle pagelle sulla sanità nelle varie regioni italiane. La Toscana si colloca in posizione medio-bassa e ci hanno fatto credere, pur avendo già questi dati a dicembre, ci hanno fatto credere che la Toscana rimaneva al primo posto in Italia e nelle eccellenze. Per questo dico che sono degli irresponsabili coerenti, perché sono coerenti su tutto, anche nel non voler affermare, dati alla mano, che questa giunta, questo modello di governo della sanità è un modello scadente, che ha portato la Regione Toscana dall'eccellenza, perché lo era davvero, a posizioni medio-basse, non medie, medio-basse nella classifica di demoscopica, e insiste su questo. Ecco che c'è un'irresponsabilità coerente, perché continua a nominare i soliti che hanno rovinato la sanità toscana. E poi un po' di onestà intellettuale, smettiamola di dire che l'eccellenza, al massimo lo era. Al massimo lo era, cioè, quindi... Del resto, chi governa da 15 anni e siamo verso il ventennio, la sanità toscana è sempre la stessa persona. È sempre la stessa persona. E
si guardava giusto ieri in commissione Forteto, già nel 2000-2002 c'era anche lui quando succedeva di Strasburgo al Forteto. Quindi è la stessa persona che governa questa regione da ormai, siamo al ventennio. Domande? A posto? Grazie mille. No, grazie a voi.